Quest'anno parteciperemo alla 8ª Biennale d'Arte Contemporanea di Shirevo in Russia. Partiremo da Scafati in macchina, ti imbarcheremo in Puglia, andremo in Grecia, Ungheria, Ucraina, Moldavia, Russia. Shirevo è un villaggio rurale nella Russia europea. Ciò che compiremo è uno scambio, appunto, tra l'Europa e la Russia asiatica. Uno scambio che genererà una ricchezza. Noi parteciperemo alla Biennale con progetto sul viaggio. È quasi una scoperta. Cercare, riorganizzare, reinterpretare. La nostra idea è quella di realizzare una sorta di archivio installazione, come dire, trattare il tema attraverso il filtro della memoria. Fatto di foto, di video, di still sequence, di piccoli oggetti, di lettere, di frammenti. Pur viaggiando assieme, instaureremo una corrispondenza, invieremo queste lettere a Samara, sarà una comunicazione a distanza pur viaggiando insieme. Noi ci troveremo con un canovaccio di, come dire, di impressioni, di suggestioni, di sensazioni raccolte durante il tragitto. I temi del viaggio sono quelli giusti, quelli della riflessione. E poi attraversare progressivamente tutti i paesi che ci dividono dalla nostra meta, cioè Shirevo, il luogo dove andremo poi a fare questa esperienza esplosiva. Coglieremo delle testimonianze, immagini, di voci. Come sappiamo, in Italia il sistema di produzione degli artisti è abbastanza complicato. L'istituzione della Biennale ci ospiterà durante i giorni della residenza artistica in cui realizzeremo l'opera. Però ci sono dei privati cittadini, delle gallerie d'arte, delle realtà imprenditoriali che, diciamo, con grande sensibilità hanno deciso di sostenere questo progetto. Una totale mancanza di investimenti nell'arte, nei giovani e gli scambi culturali che fanno l'identità di un paese. Noi abbiamo deciso di attivare un crowdfunding. Perché il crowdfunding? Sul portale Produzione dal Basso. Mai è un mezzo acclarato di autofinanziamento. Quindi in qualche modo è un meccanismo di scambio in qualche misura. Porteremo al ritorno del nostro viaggio frammenti di questa installazione che condivideremo. E, diciamo, questo rende lo scenario della produzione certamente molto articolato, però al tempo stesso lo rende in qualche modo affascinante. E rende affascinante anche il processo di consapevolezza collettiva che in qualche misura si stabilisce quando si attiva un progetto del genere. C'è molto lavoro, molto lavoro. Molto lavoro da fare. Esisteremo. Ciao.